Presidente, buonasera. Siamo qua a Ragusa, ma penso che sia una location interessante e anche un buon pubblico oggi per questo Opening Day. Ma lo merita il presidente Passalacqua, un grande imprenditore, un uomo di successo che sta investendo tanto su questa pallacanestro femminile. Dobbiamo dirgli grazie, perché finché si trovano imprenditori come questo, allora la pallacanestro femminile potrà competere ad alti livelli. E poi c'è un grande entusiasmo, il primo sport a Ragusa. Vedo grande determinazione e oggi è una bella giornata perché è l'inaugurazione del campionato femminile che sta migliorando anno dopo anno. È anche interessante che dopo comunque alcuni anni di finali scudetto, di Coppa Italia vinte, continui a investire Passalacqua. È importante anche come segnale agli altri presidenti di non scoraggiarsi subito. Beh, ma oggi stavo con lui a colazione e ha detto che gli piace, seguiterà a investire. Aveva grande entusiasmo e queste sono le persone che a noi servono. Investimenti seri, grande entusiasmo. Fortunatamente lui lo può fare, in bocca al lupo. Anche per questo immagino la Serie A quest'anno ha 10 squadre, quindi un pochino più corta, però con una squadra sana magari rispetto a un passato in cui... Ma questo è un passo importante. Quando ci sono meno squadre, ma tutte sane, è meglio per il movimento. E perché anche di Capo Orlando? Quest'anno esordi una squadra siciliana in Champions League, quindi in una Coppa Europea. Lei ha seguito un po' Sindoni, comunque come sta andando là? Beh, diciamo che la prima partita è andata bene perché di misura fuori casa, adesso c'è il ritorno in casa e quindi ci sono buoni presupposti per questa esperienza internazionale di una realtà come Capo d'Orlando. Signore, è importante per realtà piccole come queste partecipare alle coppe europee? Non so, anche per l'Italia, per la... Ma diciamo che quando si fanno le coppe è un miglioramento della categoria sia al maschile che al femminile, e fa bene Capo d'Orlando e fa bene la pallacanestro Ragusa. Le coppe si devono fare, le coppe non tolgono spazio alla nazionale. La querella con l'Eurolega è un altro discorso, adesso pensiamo alle cose positive. Perfetto, un'ultima cosa per quanto riguarda le squadre siciliane, al di sotto comunque di Capo d'Orlando anche le maschili abbiamo Agrigento, abbiamo Trapani, c'è comunque un movimento che cresce. Lei come la vede? Ma la vedo di una grande tradizione di Trapani, da Caraffa a Pietro Basciano, grande entusiasmo e anche grandi investimenti, altrettanto Agrigento. Ma la Sicilia non può lagnarsi, è chiaro, la Sicilia è grande per cui gli spostamenti sono costosi, però io penso sempre in positivo. Grandi eventi in Sicilia, abbiamo avuto l'Opening Day, abbiamo avuto Coppa Italia in passato, ci sarà qualcosa in domenica nazionale, scusi, dimenticavo, ci sarà qualche altra cosa in futuro? Ma per adesso è questo, poi vediamo. Ok, nazionale femminile, domani primo raduno di Crespi, cosa mi puoi dire su questo nuovo Ma posto? Io sono ottimista, Crespi è un grande allenatore, ha vinto tanto nella maschile, adesso si sta gettando con grande entusiasmo in questa quella femminile. Diciamo che di grande determinazione, ha già parlato con le ragazze, sta girando l'Italia. Vedete che i risultati arriveranno. Siamo stati eliminati per quell'incidente, come vuol dirsi, di quel fischio. Meritavamo il mondiale, però pazienza, si è aperta un'altra pagina. E chiedo un'ultima cosa per quanto riguarda la federazione in Sicilia, quali sono i rapporti con la federazione, il consiglio? No, ma i rapporti sono normali, come con tutti i comitati regionali. E come giudice, diciamo, l'operato della federazione, da Recifi nel campionato? Ma io non devo dare voti, io sono molto amico di Recifi da una vita, Caruso è nuovo, sta lavorando, per cui non devo dare pagella. Va bene, la ringrazio, Presidente.